Ok. Pizzo della rondine, RNO Monte Cammarata. Partenza su strada asfaltata e vediamo oggi cosa mi aspetta. Oggi il sole picchia peggio di Mike Tyson. È uno di quei percorsi folli. Diciamo che se io fossi in macchina e incrociassi un tipo che cammina sotto il sole sparato su una strada carrabile asfaltata, direi questo. E da qua direi che sembra una gran bella salita. Lascio la strada asfaltata per iniziare la salita per la vetta Pizzo delle Rondini. E oggi speravo di non avere poco a che fare con la vegetazione, ma invece, a proposito, ecco come si fa a perdere il cappello. E spero vivamente che sia proprio un pezzo isolato, perché oggi non ho proprio voglia di avere a che fare con le spine. Ho trovato finalmente il sentiero che comincia a salire e speriamo bene. Un bel sentiero tracciato, si sale tranquillamente, bene, perché mi era sembrato di un incubo prima. E questo sentiero è veramente bello perché innanzitutto fa un zig zag, quindi evita pendenze estreme, e dopodiché a lunghi tratti è coperto dagli alberi, quindi si cammina all'ombra, molto piacevole, cinguetti e relax. Si assottiglia, ma siamo ancora nei limiti della decenza. Qualche piccola arrampicatina.
la discesa passa attraverso il bosco Buonanotte. Come tutte le discese, il percorso è un po' meno tracciato dell'andata, ma fa un po' fatica a seguirlo, ma ci provo. Ritorno, adesso ho trovato il sentiero. Il problema è che si perde facilmente e quando si perde si finisce in mezzo al solito vegetazione, spine, e quindi ho dovuto fare un bel po' di fatica. Adesso ho ritrovato il sentiero, speriamo di non perderlo più. Ok, e sono arrivato veramente nei pressi della macchina, che dire. È una gran bella escursione promossa a pieni voti, è un percorso non troppo impegnativo, non troppo facile, intermedio, una bella salita, non è una salita estrema perché comunque la strada fa un zig zag che evita appunto salite estreme. La discesa è abbastanza difficile, si discende dall'altro lato di Pizzo delle Rondini e si passa da un bel vedere panoramico, la stradella è ciotolata, molto scivolosa, si passa attraverso il bosco, tante volte ho perso il percorso e lì è stata la parte più drammatica dell'escursione, ma non è stato niente di così impossibile. Mi sono divertito e quindi direi che da Pizzo della Rondine è tutto e ci vediamo alla prossima!